Guardiamo questa roba e poi vaffanculo alla suocera. Questo perché viviamo un'epoca di manierismo, siamo pieni di artisti che fanno le robe alla maniera di qualcun altro. Troppi totani e siamo d'accordo. Allora mi dica qualcosa. Vorrei essere donna. Certe volte mi guardo, ma non devo saperlo, perché se lo so è la fine. Quanto sarà passato? Un quarto d'ora? Eppure siamo ancora in due. Basta con sto schiaffone! Avete rotto il cazzo con sto schiaffone! L'informazione, quando è una massa così enorme, minuto per minuto, quando tu guardi tutti gli studi aperti, i telegiornali e fai il refresh dei giornali su internet per essere informato ogni 2 secondi, tutto questo chiaramente ti porta completamente fuori strada. L'eccessiva informazione, senza nessun filtro, ovviamente non ti dà la possibilità di capire in fondo le cose. I singoli sono la vera piaga sociale di questo secolo. Oltre, naturalmente, agli ebrei. Ma se non abbiamo niente, cosa vuoi che ci facciano gli Gli ebrei? ebrei ti tirano il ciccio e poi ti tagliano il Oh, mamma! Non ti preoccupare, fringuello, te non ce lo dai mica il perpusio. Professor Olson, vogliamo parlare degli incroci? Se noi guardiamo bene in prospettiva, buttandoci dal ponte, tipo compasso, ecco, c'è da aggiungere che gli incroci non esistono, è come una percezione, del tipo mojito, che sa un po' di anice, un po' se la tira. Ci vuole un'energia tutta fisica, un cuore che pulsa. Bene, e l'altra domanda? Com'era da Ma giovane? ero mona come tutti i giovani, ma avevo il grande pregio di stare zitto. L'incrocitudine sta devastando il paese. Quali sono le contromisure del governo? Sentiamo l'esperto di governi, professor Spelling. Innanzitutto il governo ha dichiarato la situazione di emergenza che si potrà per almeno 6 anni. Le tendenze del governo, per quanto riguarda gli interventi più urgenti, vanno in due direzioni. Uno, fare semaforo. Due, fare rotonde. Sentiamo il portavoce del governo verde-rosso-arancio. Beh, noi del governo verde-giallo-rosso siamo orientati più verso i semafori. Siamo qui con il professor Olson che ci parlerà della roba. Professor Olson, ha dormito bene? Beh, secondo le statistiche c'è ancora margine, ma non vorrei dover smentire.